Benissimo, andiamo avanti con Antonello e Carmelo. Aspetta che non tocco il mouse. Prego, prego, stage. Allora, qui abbiamo una bellissima presentazione di India, India 9 Papa. Allora, io lo dico così perché dovrebbe essere 30 minuti, mi rendo conto che sono un po' poco 30 slide. No, è giusto. Dai. No, quello che è, va bene, grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno a tanti visi di amici conosciuti e anche a chi non mi conosce. Vicino, vicino, microfono. Più vicino? Sì, così va bene. Ora, non si alza l'arco per il microfono. È un ruolo che non mi viene facile, però lo faccio volentieri perché alla fine ci lega la passione, quindi anche se mi tedierò, probabilmente mi annoierò, proverò lo stesso a condividere con voi questi 20 minuti, mi ha chiesto di accorciare, quindi faremo in modo che siano 20 minuti, anziché. Va bene, va bene. Mi siedo dopo i saluti e andiamo avanti. La stazione di 9P è un'esperienza che è nata negli anni 2010-2011, ma che un pochino segue la mia vita radioamatoriale, gli incontri, perché ritengo che tutto quello che impariamo, le decisioni che prendiamo e le esperienze che portiamo siano frutto di incontri nella vita. E più persone incontri, più ti arricchisci, più impari. No? Per me è così. Per chi non mi conosce, ho appena 62 anni, prima radio alle scuole medie, applicazioni tecniche, perché alla mia età ricorderà che si facevano applicazioni tecniche alle scuole medie, avevo costruzione di un ricevitore radio tipo galena, con un solo diodo rivelatore, una bobina su un nucleo di ferrito, un condensatore fisso e uno variabile, una cuffia ad alta impedenza, e mi si è rivelato, come che c'è lo diodo rivelatore, il mondo delle onde radio. Ho preso la patente nell'83, dopo un passaggio che c'era per la CB, penso che in tanti abbiamo fatto questo inizio, e poi la licenza non è ormai come adesso che in poche ore ti rilasciano il nominativo, perché poi, sapete che con la nuova piattaforma metti giù il numero di patente e l'indomani ti arriva il nominativo. Abbiamo penato un paio d'anni, licenza nel 1985. Il mio primo QSO in banda radioamatoriale l'ho fatto da secondo operatore, un Jamboree dell'Area Scout del 1982 con Eugenio 29 MGIE, il Fido Pipino, un cane da ferma, lui appassionato di caccia, e poi eravamo con CHU e con Tony, un ragazzo degli scout, dentro una tenda vicino a una zona alta di Ragusa. Sicuramente l'esperienza più importante che poi mi ha fatto fare un incontro con il mondo dei contest a un certo livello è quella iniziata a Lampedusa, prima con dei singoli operatori in 15-80 metri e poi con la costituzione di un team multimulti nel 99 che è riuscito a fare tre multimulti da Lampedusa 99, 2000 e 2001. Tanti di voi che vedo qui oggi erano in quegli anni con me a Lampedusa, vedo tante facce conosciute. Il punto
partenza. Questa esperienza per me è stata importante, per tanti di noi, anche qui presenti, come dicevo, spunto di partenza per diventare realtà oggi importanti nel panorama mondiale del contesting. Prima stazione da contest costruita nel 2011, grazie all'apporto di 10 OEM, primo fra tutti Marcello, etnologo CGC, che ha messo a completa disposizione il sito, inclusa la casa di campagna, e i promotori di 9P sono ACN, etnologi, BUN, CHU, CGC, e QO, GSF, il rigoroso ordine alfabetico, GSF, MJE e WNU. La stazione si sviluppava all'interno di un container da 40 piedi ad uso ufficio che ci era stato donato da un'impresa di Gela, trasportato a Montarcibessi, scaricato in giardino con l'ausilio di una grossa gru da 30-35 metri per carichi pesanti. È stato riadattato, come vedete, in questa bozza qui di fianco. Avevo provato a sostituire questa cosa con una fatta all'AutoCAD, ma non... Precisiamo che sono due stazioni ogni banda, eh? Avevamo due stazioni ogni banda, due radio ogni banda, perfettamente intercambiabili, quindi si potevano fare entrambe due, sia da RAM che da in-band, da supporto in band sempre. Ok, in basso UWNU e... E Sandro, il B3SDE. Qui è una vista che sono riuscito a trovare, una vecchia foto che fa vedere un po' per lunghezza tutto il container, che era suddiviso, in, come avete visto di là nella slide precedente, in MOX. Di spalle Vincenzo CHU e Girz. Vieni, ma lui è dove sta lì, no? No, il parco antenne che avevamo a Monte Arcibessi era fondamentalmente distribuito su tre torri, su tre tralicci. Una sulla sinistra, vedete un'antenna rotativa in cima per i 15, due fisse verso nord-ovest per i 10, un'altra fissa per i 15, in grado di andare sia in stack che singolarmente in doppia direzione. Poi c'è una vista un po' più da lontano al Sunrise, dove inquadra appunto la 320 per i 40, sotto c'era una 520 per i 10, e poi su un altro traliccio la 520 per i 20 metri, più delle antenne fisse in 20, in 15 e in 10. Il setup del Foursquare degli 80 con i 160 in mezzo e una bella foto della verticale al sunset dal vecchio sito. Non è stato semplice dire salutare questo sito, perché ci ha visti dal 2011 in poi fino all'anno scorso impegnati con del lavoro, del divertimento. Era la nostra seconda casa, si può dire, stavamo quasi quasi più tempo lì che in famiglia quando abbiamo iniziato a costruire questo sito. Però le cose cambiano, le situazioni si complicano e quindi abbiamo dovuto lasciare il sito. Primo fra tutti i motivi è il trasferimento di Marcello, che non è più in Italia, lavora a Londra. È venuto a mancare il papà, il proprietario della casa, quindi diciamo che non era più disponibile come prima. Quindi smontaggio, questo è soltanto un po' del cavo che abbiamo recuperato tra i siti degli 80, dei 160, le in-band e tutto quello che c'era all'interno della proprietà, che era intorno ai 1500 metri di terreno, quindi avevamo tutto molto molto vicino uno all'altro. L'antenna dei 40 passava sopra l'antenna dei 20 a distanza di mezzo metro, si sovrapponevano, insomma non era una cosa molto bella anche per le interferenze. E in famiglia diciamo, decidiamo di acquistare una casa in campagna. Non è vero, l'ha deciso solo lui. Decidiamo di acquistare una casa in campagna, per cui bisogna che troviamo le caratteristiche di...
di gradimento, le caratteristiche di gradimento per mia moglie, per i miei figli, eccetera. Ho visto case bellissime, ragazzi, ma non erano nel posto giusto. E andavo in giro, dicendo, mi sono andato con la Jeep, c'è un silenzio, sì, quella è quella giusta. Fino ad aver individuato questa casa di campagna distante da, da fonti di disturbo, nella giusta posizione geografica, disponibilità di superficie e verifica di rumore di fondo prima di acquistare. Questa è una panoramica fatta da sopra la torre di 30 metri, 34 metri di altezza, con, si vede il mare per 180 gradi, fino a 60 gradi siamo aperti, poi in direzione est, sud-est, c'è questa collina che vedete sulla destra della foto, ma diciamo l'angolo ci permette di superarla facilmente. La creazione dell'infrastruttura, non so se si vede bene, sì. Questa foto è stata fatta da il Tino ODQ, che è un pilota di drone, quindi mentre facevo il lavoro è venuto a trovarmi, mi dico, fallo una bella ripresa così mettiamo in archivio un po' di foto. L'idea è partita da un punto dove mettere un container, un piccolo container, e poi raggiungere le basi. L'idea di partenza, ho detto, non ho detto l'idea di arrivo. Adesso vedrete. E abbiamo fatto gli scavi per raggiungere la torre dei 40 e dei 10, la torre dei 15 e dei 20 e poi il centro del Foursquare, dove c'è anche la verticale dei 160 e relative basi zavorre interrate per i tiranti e le locazioni appunto interrate a 60 cm di profondità. Predisposizione del Foursquare verticale degli 80 metri, rete dei polli un po' distribuita tra tutte le basi, incrociata a destra, a sinistra, lati, quadrati, rombi e così via, radiali, 30 radiali per ogni antenna, oltre alla rete su cui poi è stata, come dire, cosparsa di terra, di circa 10 cm di terra sopra, sì, i radiali, e quindi tutto interrato per non avere problemi nella pulizia del terreno, eccetera. Le verticali sono risultate, secondo la resistenza e l'impedenza da manuale, quindi 33-35 ohm, e poi adattate con degli adattatori di impedenza, la prima verticale e poi le quattro verticali che sono state tirate su prima dell'antenna dei 160. Questo è il tuning per la banda CW-SSB. Come sapete, in 80 metri un conto è andare a 3500 e poi passare a 3750, quindi abbiamo fatto un linear load dalla base con un relè che bypassa questa prolunga di lunghezza dell'antenna e anche del cavo di fasatura del Foursquare. Vedete in basso a sinistra quel pezzo di cavo di circa 80-90 cm di alimentazione coassiale. E questo è il risultato, di tutto rispetto, non ci dà problemi, dormiamo sonni tranquilli. Verticale dei 160. Recupero di un supporto per anemometri da 50 metri. La nostra provincia è stata cosparsa di questi anemometri. Fortunatamente. Perché c'era un progetto per un grande parco eolico che poi è stato bocciato dalla regione. Fortunatamente. Ma al di là che dopo un anno e mezzo di misure esauriscono il loro compito iniziale, quindi un mio cliente ne aveva uno piantato nel suo terreno, non vedeva l'ora di disfarsene, io mi sono offerto gentilmente. Ve la racconto questa perché... Il morto, sì. Questi pali vengono tirati su come l'ho poi tirato su io, fai i tiranti destra e sinistra su quattro ordini, su quattro direzioni e poi lo tiri su con un falcone. Per cui sono già predisposte tutte le funi su un lato con degli occhielli a diverse misure esatte per raggiungere la punta del falcone. Quindi quando la devi abbassare la porti giù così, in teoria.
Eravamo in tre, sarà uno scherzo tutto laggiù, verricello, tutto pronto. Togliamo il primo tirante, lo leghiamo al falcone, il secondo lo leghiamo al falcone, il terzo, il quarto, al quinto tirante l'antenna si è collassata. Wow. Non chiedetemi perché, probabilmente la misura del falcone non era esatta a quello originale. Ad ogni modo, da 50 metri di antenna siamo riusciti a tirarne fuori 34 metri, quasi indenni, e quindi abbiamo ricostruito, come vedete, l'assemblaggio di 34 metri. Sono tubi di acciaio zincato, diametro da 125 mm, 2 mm di spessore. La base è quella sua originale, è bastato fare un isolatore tra la parte a contatto con la base e l'elemento radiante e il gioco è fatto. Questa è l'antenna messa a terra, quel puntino nero che vedete è T9UP, che pesa intorno ai 120 kg, però da qui sembra piccolino proprio perché l'antenna con il falcone, il verricello in basso a sinistra, il tilt per poterla tirare su. Adesso erezione, magari, insomma, però in questo caso siamo riusciti, insomma. Non è importante, basta una pilloletta però, e va su. Erezione, con il Tilford e il falcone non è un'operazione difficile, anche se Daniele che era messo Tilford e io a controllare che andasse su dritta, a destra, a sinistra, che non ci fossero tiranti che cominciavano a imbrogliarsi a terra, perché basta uno stress in più rispetto a quello per cui tu hai previsto di fare questo lavoro e può succedere di tutto. E non faceva altro che dirmi a questa altezza all'incirca mi sto cagando addosso, insomma, perché nessuno mi ha tirato. Uso tre uomini. Questa è l'antenna venuta su. Vedete che le quattro verticali le abbiamo dovute tirare giù per poter strallare quella dei 160, tanto con un falcone da 4 metri di verticali che partono con un diametro da 60 e arrivano a 35, le tira su una persona, è abbastanza semplice, sempre con lo stesso sistema. Le ancori di fianco, calcoli la lunghezza dei tiranti opposti al lato del tiro, quando arrivano su si bloccano e poi è abbastanza semplice. La seconda foto è siccome la lunghezza dell'antenna di 160 è stata volutamente fatta leggermente più corta, perché anziché mettere condensatori eccetera per poterla accorciare elettricamente, preferisco allungarla alla base di qualche metro, perché tanto non inficia sul rendimento, ma è più semplice con questa U regolabile poterla tarare. 1,5 di stazionare ci stanno, di rossi, perché è un'antenna che ha 30... Sì, ok. Sì. Vai? Sì, prova. Fai un anno, yes. Dai. Vuoi passare, sto più vicino, okay, sì. Attento. Vi stavo dicendo, il 5 di rosso è l'antenna senza adattatore di impedenza, poi con due cavi accoppiati in parallelo da un quarto lambda si riduce esattamente a 1 a 1 perché funziona l'adattamento di impedenza a 50 ohm. Le torri che abbiamo installato in questo progetto sono due torri da 30 metri, 80 cm di diametro, con montanti da 50 mm e traverse da 20 mm. Vi racconto anche questo, ero in giro per lavoro e trovo davanti a me un camion del ferro vecchio carico di tralicci. Lo pedino, lo seguo. No, prima lo chiamo. Lo pedino, lo seguo, arriva a sua destinazione e dico, ma questi tralicci li vendo. E a quanto? Sì, però il prezzo, ragazzi, anziché a 10 centesimi al chilo mi dovete dare 15 centesimi al chilo. Ci sto. Mi sono portato a casa 80 metri di traliccio recuperati alla base NATO di Nisceni. Non so che muos, adesso c'è il muos, sì, non so che tipo di utilizzo facessero, ma erano messi inclinati. Praticamente tenevano una base circolare di un'antenna per i sommergibili che trattiene a terra, sì. A 3 MHz, una sì. Roba immensa. E quindi abbiamo preso questi tralicci che poi a noi non servivano neanche tutti, in parte li abbiamo condivisi con i ragazzi della zona 6, ciao Italia. E con Andrea, Nicolò che era stato giù da noi, l'ha visto, dico, ma ne avete disponibili? No, volentieri, quindi uno, forse uno o due. 40 metri. Uno da 40 metri, la metà, esatto, la metà, è andato a voi.
L'assemblaggio è stato un po' lungo e faticoso decidere come montare due bande per ogni traliccio, ma alla fine la soluzione di due mast coassiali da 75 e da 60 spessorati da 5 mm con due rotori indipendenti ci ha permesso di montare su un mast intanto da 4,50 m con una scaletta nella prima parte e con dentro l'altro che vedete viene fuori dopo la scaletta. Per poter montare la seconda antenna era necessario arrivare fino a quell'altezza lì. Queste sono tutte un po' le varie fasi del montaggio. L'angolo ha avuto qualche difficoltà, infatti alla fine mi ha fatto smontare l'ultimo pezzo perché... Questa è la vista a 34 metri, in cima proprio alla scaletta con il mast da 60 dove c'è l'antenna di... Questa piccola è quella dei 10 metri, sì. No, quella dei 15. Quella dei 15. Le antenne rotative, c'è una 5N20 per i 20 con 17 metri e mezzo di boom, tutta la progettazione, le esigenze, i confronti, eccetera, con Peppe che è stato sempre molto disponibile per studiare, come dire, un vestito che calzasse con il cliente. 5 elementi per i 20, 6 elementi per i 15 in rotativa, 7 elementi per i 10, la 3 elementi per i 40 vista dal traliccio prima di salire su. E poi questo è il risultato con le antenne montate, senza ancora le antenne intermedie. Sono abbastanza veloci, dove Stefano? Sono abbastanza veloci, Stefano? Io so quante slide hai, sei alla 30. Altri 10, ho finito. Hai barato. Questo è il risultato finale con le antenne intermedie. Due antenne fisse per i 10, che vedete sul traliccio di sinistra in basso, una a nord-est e una a nord-ovest, rispettivamente a 9 e a 13 metri, e poi un'antenna fissa in 15 a 22 metri, un'altra a 13 metri, un'antenna da 3 elementi per i 20, la più bassa di tutte, sul traliccio di destra, per i 20 messa a 10 gradi per fare europei con gli angoli giusti. Le antenne in band, viste dalla stazione, quindi sono a circa 500 metri di distanza, quella che vedete giù è una tribanda con sulla sinistra una tribanda con un dipolo, e qui un inverted V della ProSystem, che è questa qui, ma la sostituiamo, già è stato deciso di sostituirla, perché... Più che altro l'ha bruciata. L'ha bruciata, sì. Il setup radio, vado veloce, questo è già 4 slide in un minuto. Il setup precedente nel container che avevamo su a Monte Arcibessi era un setup multimulti con, come avete visto, 6 box con 6 stazioni, 6 Evercraft con K3PP3 e 6 TS590 da support. Adesso un setup nuovo che è attualmente un multisingolo / multi 2. Sono 4 flex a 6006, 8 postazioni PC per poter sfruttare le due contemporaneità che ogni flex offre su ciascuna radio. La gestione delle antenne, 8x2 e 8xAB, oltre agli OM module che vedete in basso. L'8x2 sapete benissimo cos'è, hai due uscite per 8 antenne, una a sinistra e una a destra, e poi un 8xAB che gestisce i due 8x2, facendo in modo che tu puoi utilizzare 4 antenne contemporaneamente su 4 bande diverse. Gli OM module che vedete in basso sono delle schede relè che con i software di rango di 4Oscar 3Alpha ti permettono di configurare in base alla banda, in base a ciò che tu vuoi fare a valle di queste antenne, per esempio gestire quello che c'è nella foto sulla destra, uno stack match di qualsiasi tipo, perché gestiscono delle tensioni che vanno sul campo, e noi abbiamo su ogni traliccio un armadio alla base del traliccio dove ci sono gli stack match, dove ci sono
i controller dei rotori e che raggiungiamo con cavi da 7 ottavi, con cavi di comando da 12 poli da 1,5 e con fibra ottica per quanto riguarda i dati, per non avere disturbi sul campo. Il sistema di ricezione al momento vede 4 beverage da 240 metri circa ciascuna, a nord, nord-ovest, nord-est e ovest. Distribuite, non so se riuscite un po' a vedere, c'è molto contrasto, il rosso sul marrone, però distribuite vicino alla stazione a circa 300 metri di distanza. Il sistema utilizzato per condividere 7 antenne di ricezione su 6 radio diverse è quello della QRO.CZ, sì, che consente il controllo sia in locale, ma a noi non interessava farlo in locale, infatti è tutto concentrato nella stanza dove arrivano le antenne, ma li gestiamo poi non tanto da PC, forse da PC solo per la visualizzazione, ma con dei tastierini, con degli shortcut, CTRL ALT 5 ti fa la nord ovest, poi questo qua lo memorizzi nel sistema di memoria di rango e quando clicchi su quel tastierino programmabile, va su quella beverage, scegli anche la banda, i 40, gli 80, i 160, togliere completamente i filtri, accendere e spegnere l'amplificatore o ascoltare con l'antenna di trasmissione. L'amplificatore, lo devo segnalare, è molto efficiente, produce un rumore, dell'amplificatore produce un rumore bassissimo e fa venire fuori il segnale annullando le perdite di tutti i relay, i filtri che ci sono inevitabilmente nel sistema. Il setup. Qui è dove ci siamo un attimino scervellati inizialmente, ma che poi alla fine Carmelo è riuscito ad individuare tra le tante soluzioni quello più efficace ed efficiente. Vede 3 flex con 2 uscite ciascuno, su degli amplificatori sempre della 4 Oscar 3 Alfa di Franco, dei Power Genius, che ti permettono di avere 2 ingressi e 2 uscite, che possono essere collegati ai Tuner Genius e che vanno agli ingressi degli 8x2 per poi uscire dall'8xAB sulle 6 bande. Spieghiamo che questo va bene per... come si sente? Questo setup attuale che abbiamo in via di implementazione, cioè monetaria, perché ovviamente bisogna per ampliarlo comprare un altro 8xAB e altri 8x2, attualmente fa così come vedete, è multisingolo multi2. Non possiamo andare a fare il multi-multi perché vi rendete conto che possiamo fare al massimo 2 bande contemporaneamente sempre più altri operatori che possono fare multiplier o in mezzo. Allora, la postazione si riduce ad avere dei monitor e delle tastiere, no? Perché hai concentrato tutto su PC. La qualità audio sia in locale che dal remoto è eccellente. I ritardi, Carmelo ha fatto un contest settimana scorsa, non ha avuto nessun tipo di problema a gestirlo da Legnano. Con latenze sotto i 100 millisecondi non si notano problemi di nessun tipo. E la gestione, vediamo se ci sono più avanti le slide. Poi, queste sono i 3 scelte, siamo partiti da uno, già ce ne sono 3, mia moglie mi dice che sembriamo al campo degli zingari. Metteremo le piante per nasconderle, dice Piero. Nello shelter centrale ci sono le radio, nello shelter a sinistra ci sono le 4 postazioni fondamentalmente. E la cosa che mi è piaciuta fare su questo shelter delle postazioni è di mettere una grande vetrata che si affaccia, come vedete dall'immagine sulla destra, sulle torri, quindi tu guardi la ionizzazione della città. Dove sono girate le antenne? Questo invece è lo shelter delle radio e degli amplificatori.
che riprende un po', come avete visto, lo schema precedente. Ci sono quattro flex, perché uno fa, cioè, sono, scusate, tre flex, uno fa da embedded separato da questo schema, tre amplificatori, due accordatori. La tastiera che abbiamo trovato molto comoda da utilizzare, avendo tutto concentrato via software, con degli shortcut, con questi tasti che direttamente comandano, e poter avere questi tasti supplementari in alto, programmabili, per cui io posso decidere, appena cambio banda, intanto mi compare sul monitor, appena vado in 80 metri, la gestione del Foursquare, se vado in 15, le 7 possibilità dei 15 e così via, che posso comandare molto facilmente dalla tastiera. I rotori, la gestione anche lì, con due rotator genius, che sono, è quello dell'immagine sulla destra, si gestiscono due rotori indipendenti via rete. Questo rotor genius è montato alla base del traliccio, lo raggiungo via fibra e poi da lì lo comandiamo dalla stazione. Vedete in alto a sinistra, oltre ai quattro rotori, la posizione delle antenne, degli antenna genius di sinistra e di destra. L'antenna Genius 8x2, 8xAB e l'OM module per la gestione. La gestione delle antenne, dei PTT e degli amplificatori è totalmente automatizzata, non c'è un solo cavo RCA, basta un cavo di rete, configurare correttamente le interfacce grafiche dei singoli device e l'utilizzo risulta semplicissimo, dotato delle sicurezze sulla prevenzione degli hot switch, quindi del cambio sottopotenza dei relè. Come vi dicevo, i rotori sono gestiti da sensori magnetici abbastanza precisi, mi sono tolto ormai il pensiero dei potenziometri, sia perché si rompono, sia perché si devono ricalibrare. Qua non occorre ricalibrare, anche se l'antenna perde il passo, ti segna sempre la posizione della bussola magnetica che la comunica al rotator genius. Le configurazioni degli switch e degli stack sono configurabili attraverso appunto quegli OM moduli, quei moduli che avete visto prima, device a 16 relè con contatti puliti, quindi ci puoi come dire, comandare la 12 volt, la 220, tutto quello che serve. Beta tester. Questa è la squadra che si è offerta per fare il primo contest da India 9 Papa 2.0 durante il Worldwide SSD del 2023. Abbiamo avuto dei problemi, ma più che legati alla stazione, legati all'abbassamento di tensione, perché una linea monofase, casa mia, alla fine di una linea lunghissima di 900 e passa metri dal trasformatore dell'Enel, e quindi con 3 kW di assorbimento già la tensione passa da 230 a 190 volt, e con 4 kW di assorbimento, perché c'è anche tutta casa, questo e quant'altro, scende a 167 volt. Nonostante avessimo tanta roba alimentata da alimentatori stabilizzati a 12 volt, mi era sfuggito un switch che era 220, per cui appena scendeva sotto la soglia di funzionamento ci azzerava la rete, quindi ti azzerava la radio, ti azzerava i rotori, ti azzerava il PTT, ti azzerava tutto. Il problema è risolto temporaneamente, ma già l'Enel sta sostituendo la linea perché va fuori dai parametri di servizio per gli utenti, scendere, io ho un 6 kW di contatore, se loro mi devono dare 6 kW con 207 volt, non meno di quelli. Questa è la squadra dell'SSD, sì. Strategia, io voglio dire una parola a proposito di questo, non mi sento di insegnare nulla a nessuno, tanti di voi qui presenti elaborano strategie di conduzione basandosi su molte variabili e vi riconosco una competenza che di sicuro non è mia, però una cosa mi sento di dire sulla base della mia esperienza, che se viene a mancare durante il contest, durante il contest a nulla servono le strategie o le stazioni di megagalattiche, la concentrazione è permanente. Io dico che un contest inizia qualche ora prima dell'inizio ufficiale e finisce con l'ultimo secondo di contest, e durante questo periodo tutti non devono perdere la concentrazione, è scontato.
ma durante la gara i problemi, la stanchezza, Mr. Murphy, che ci portano via l'obiettivo che è la concentrazione, non solo quello della, cioè, ma vanificano le strategie, vanificano il singolo. Io la vedo così, la concentrazione è la prima cosa che deve esserci, poi c'è tempo per scherzare, per giusto piano, no? Cioè, ma the show must go on, dobbiamo andare avanti. Progetti. Vi accenno un po' una cosa che vi diceva Claudio poc'anzi, no? Che in una fase embrionale, ma che prende man mano forma, consentite di venire, di dire una evoluzione, una conseguenza pratica di una CT, una CTS la vorrei chiamare, una contest school, una scuola permanente per giovani radioamatori e contesters. Ogni anno dai corsi dell'ottenimento della patente di radioamatore organizzata dalla sola sezione ARI di Ragusa vengono patentati dai 20 ai 30 ragazzi e non. Abbiamo forse per esempio a Ragusa la più giovane patentata d'Italia, Anna Maria, con i suoi 12 anni, secondo operatore del papà Davide, Tinoma KQH, che non vedono l'ora sti ragazzi di cimentarsi in radio. Si parlava di questo con Alessio Sacchi, FN, presidente dell'ARI nazionale, che stiamo cercando di inquadrare come fare arrivare la gente per ottenere la patente e come farla poi formare per dare sbocco a quella che è la voglia di fare il radio, che ti fa partire dalla patente, ti fa ottenere la licenza, il nominativo, e poi devi capire nel nostro universo di utilizzo delle radio dove ti vuoi focalizzare. E quindi su questo c'è anche sicuramente il mondo dei contest. Nella CTU si trattano argomenti, si comunicano esperienze, e questo ambito che stiamo proponendo deve essere il luogo in cui è possibile studiare e realizzare ciò. Quindi secondo me una cosa, e qui chiedo a Stefano, che secondo me devono un po' camminare insieme, perché è bene, è la prima volta che veniamo a CTU qui in Italia. Me ne pento, però quello che uno ascolta qui poi devi aver modo di confrontarlo con te, con gli altri, con gli amici, nei team, eccetera eccetera. Quindi è in atto attraverso la sezione ARI di Ragusa come soggetto promotore con l'ABS WRC 2022 Olimpiadi della Radio, una raccolta di sinergie con associazioni, con club, enti, fondazioni che desiderano diventare partner attivi in questo progetto, in cui vediamo una valenza pedagogica e sociale, lasciatemelo dire. Spero presto di rendere pubbliche le modalità di coinvolgimento per chi desidera aderire attraverso i canali di comunicazione dell'ARI e dell'URTC. Stay tuned per questo. Ho finito, ringraziamenti. Grazie Stefano. Grazie Stefano e KQI per il gradito invito. Ci eravamo persi un po' durante questi anni, dopo Lampedusa fatto insieme, credo nel 99 nel 2000. E gli OM ad oggi coinvolti nello sviluppo di questo progetto di 9P 2.0 sono, ci tengo a citarli, il primo Daniele di 9P, perché si spende senza riserve sul lavoro in stazione. Immediatamente dopo Domenico Z8 Jai, che abita a Palmi, vive a Palmi a Reggio Calabria, quindi a 3 ore da noi, con lo stretto di Messina in mezzo. Con lo stretto di Messina in mezzo. Adesso col ponte, va, speriamo questo ponte. Hai visto quanti pali ci sono? Però Domenico, nonostante non sia lì presente con noi, è la risorsa più presente da remoto, chiaramente, per la crescita del gruppo e i test di improvement della stazione. A seguire CHU, NJE, Reminder Zulu, UG, IB3 YYK, Brian, WFIRE Max, IB3 TMB, DQP, QN, Yankee Alpha Delta e così via. Marcello, che ormai è Mike Zero KBY, Mr. Momo Bim, che merita un ringraziamento particolare per la puntuale competenza e assistenza pre e post fornitura delle antenne. Un grazie va anche a Giorgio VXJ, a Donato e GL per il coinvolgimento propositivo dopo il primo CQ Wide CQ doppio fatto insieme ai 9P.
devo dire grazie perché hanno individuato delle modalità di operative, di correttive, di crescita per il gruppo, e non finirò mai di grazie, e spero che si coinvolgano sempre di più con il nostro gruppo. Infine, non per importanza, tutti voi che avete avuto la pazienza di seguirmi in questa chiacchierata. Grazie. Grazie, grazie Antonello, grazie Carmelo, davvero apprezzato tutto, e certo che staremo in contatto per la Conte School sicuramente, anzi, ottima iniziativa.